promuovere una visibilità del nostro comune per attirare i turisti, con particolare attenzione per il ruolo che può e deve avere il centro storico, migliorare la vivibilità del nostro paese e quindi la qualità della vita, creare adeguati spazi giochi per i bambini, allargare, questo è il mio particolare impegno, daremo un circolo ricreativo da individuare nella riorganizzazione totale dell'apparato amministrativo. Siamo stanchi di vedere i nostri pensionati senza un punto di riprovo, dopo che hanno dato tanto alla nostra comunità e costituiscono la radice e la memoria storica del nostro paese. Daremo ascolto ed aiuto alle persone bisognose e a tutti coloro, nessuno escluso, singoli, cittadini e associazioni che vogliono contribuire al miglioramento socioculturale della nostra nuova sera. Per i cittadini, non fate illudere da facili promesse elettorali, di liste nate nelle sedi di partiti per poi essere vendute agli elettori come liste civiche. Noi del Movimento 5 Stelle, a differenza di tutti gli altri, ci abbiamo messo non solo una faccia, ma anche il simbolo, perché siamo fieri di rappresentare un movimento che rappresenta l'unica speranza per un vero cambiamento della politica e una vera democrazia partecipativa. Il PDL, ora FI, Forza Italia, ma io non voglio fare polemiche, mi piace di più Forza Aiutare, e il PDL che hanno dato vita al governo delle larghe imprese, ignorando insieme al Presidente della Repubblica che il Movimento 5 Stelle è risultato il primo partito d'Italia in termini di risultati elettorali, hanno tradito i loro elettori e tutto il popolo italiano. E adesso si nascondono e si mimetizzano nelle liste civiche. È una vergogna. Dei nostri concittadini, ambedue senatori, uno di centrodestra, Cosimo Tronico, e uno di centrosinistra, Carlo Bonazzi, hanno votato contro il taglio delle pensioni d'oro. Quando si tratta di privilegiare la casta, tutto viene attenzionato all'eventuale incostituzionalità. Quando poi si tratta di togliere il diritto di libertà nel poter esprimere il proprio voto di preferenza in favore dei nominati, sì, perché loro sono rappresentanti della casta dei partiti e non del popolo, come un nulla, come per il buono e come dice Pedro Sena, nessuna incostituzionalità. Per dire basta a tutto questo, vi dico informatevi sul programma del Movimento 5 Stelle. Qualcuno si appella alla nostra coscienza. Noi del Movimento 5 Stelle invece ci appelliamo al nostro spirito critico e alla nostra obiettività. Da semplice attivista trovo meraviglioso e pure emozione nel rivolgervi a voi con le parole di Alessandro Di Battista. Noi non vi chiediamo voto, non ve ne abbiamo mai chiesto. Vi chiediamo solo di informarvi. Se lo farete, il 25 maggio, votare il Movimento 5 Stelle per le europee e per noi la Siri sarà naturale. Grazie a tutti quanti voi, di loro cuore, e in modo particolare ai miei amici pentastellati, candidati consiglieri comunali, che hanno voluto metterci la faccia, e io direi anche il cuore, per cambiare le sorti della nostra nuova Siri. Grazie. I'm
sui volantini. Ragazzi, ci vediamo fra mezz'ora a Piazza Eraclea a Policolo, altra agora pubblica. Ciao a tutti!